Corvus, qui è Mission. Per voi è arrivato il momento di svegliarsi. Controlla meglio i monitor, Fred. Siamo già svegli. È difficile dormire con questa agitazione. Abbiamo controllato i preliminari per l'ascensione. Sembra tutto in ordine. Stamattina com'è il tempo da voi? Nuvoloso variabile col 20% di possibilità di pioggia. Venti da nord-est a 9 km orari. E sulla costa la temperatura sembra mantenersi a un gradevole livello di 22 gradi. Giornata giusta per un volo su Marte, vero? Preferirei partire per Cleveland. Sarebbe molto strano se adesso cambiassero il ruolino di marcia. Dal presidente in giù sono tutti sintonizzati sulla missione. Allora non possiamo deludere gli spettatori. No, specie nel mese delle pulizie di Pasqua. A proposito, come stanno il ferro vecchio e la lattina? L'ultima volta che li ho visti si comportavano da bravi bambini e stavano tranquilli. Molto bene. Allora, ragazzi, i motori saranno completamente alimentati entro 10 minuti. Quindi preparatevi a partire. Che ne dite? Ricevuto, Houston. Fred, qui c'è un deflusso anomalo di energia, lo rilevate anche voi? Negativo, Olympus, nessun deflusso anomalo di energia, che sta succedendo? Niente, i sistemi sono tutti normali. Stan, da te sta succedendo qualcosa? Stan, dove sei? Rispondi! Stan! Rileviamo un deflusso anomalo, l'energia è in campo. Affermativo, Mission. Vado a controllare Stan. Olympus, che sta facendo, Sam? Rispondete, ragazzi! Mission, accendo i generatori di riserva. Meno 3, 2, 1. Mission, potete sentirmi? Olympus, rispondete! Chiamami subito Washington! Bene! Olympus! Mission! Attenzione, perdita dei retroblocchi di area azione. Attenzione, perdita dei retroblocchi di area azione. Adesso la nostra creatura sta volando verso Marte come quel tappo. Possiamo brindare a 10 anni di duro lavoro, 3 per alcuni, a 2 ore di sonno per notte e a circa 5.000 litri di cappuccino dietetico. E a circa 35.000 risultati diversi. Proprio così. Fatemi dire una cosa, io non ho fatto nessun esperimento. Ah, che dici, Steve? Hai dato diversi suggerimenti. Probabilmente sì. Allora, Nancy, tu non dici niente? Che posso dire? Sono molto orgogliosa della mia squadra e della nostra impresa. Abbiamo realizzato un sogno. Ma che cos'è? Non lo so, vado a vedere. Nancy, che cosa c'è? Noi stiamo festeggiando, tu non vuoi partecipare. Mi dispiace. Ma che cos'hai? Non lo so. Solo che siamo al momento più importante della nostra carriera e non ne possiamo parlare con nessuno. Non lo avevo immaginato così, ecco tutto. Nancy, hai diritto a un momento di gratificazione anche tu. Nessuno nell'ambiente scientifico pensava che ci saremmo riusciti. Geni microbiologici nei chip del computer. Ricordi quando presentammo il nostro progetto in quanti ci hanno riso dietro? Adesso tocca a noi ridere di loro. Sì, lo so.
Anche Sid lo sa, lavorava alla Col McPherson. Tutti noi abbiamo lavorato molto duramente per creare qualcosa e per fare la differenza. E quello che abbiamo ottenuto è solo di dover tenere la bocca chiusa. Veramente, a proposito di bocca chiusa, ho venduto la nostra storia al National Inquisitor per un film a Hollywood e ho parlato della tua moglie extraterrestre, Alan. Ho perso qualcosa di divertente? Parlavamo di alieni. C'era Diana al telefono, ha detto di non preoccuparci, si arriverà un pochino in ritardo. Diana? Mi preoccuperei se fosse puntuale. Salve, ho superato il limite, agente. Questa volta hai sbagliato tutto. Non riesco ancora a capire. Avete fatto il check-up all'equipaggio prima della partenza? Ma certo, come mi puoi chiedere una cosa simile? Non pensavo che fosse qui. Adesso è tutto sotto controllo, signore. Niente frasi fatte, Jerry. Cos'è successo nello shuttle? Signore, io ritengo che... Lascia parlare, Kevin. Alle 7:15 del mattino, ora standard del Pacifico, lo shuttle spaziale Olympus ha subito un deflusso anomalo di energia di circa 2 secondi. Alcuni momenti dopo si sono verificati altri 2 deflussi anomali di energia. Alle 7:18 del mattino abbiamo perso contatto con lo shuttle. La missione è ancora possibile? A questo punto l'intero equipaggio dello shuttle Olympus può ritenersi morto. Gli ultimi minuti del video devono ancora essere analizzati. Il modulo contenitore del Viper è stato visto galleggiare libero nella cabina. È stata colpa del Viper? Sembrerebbe, signore. Dobbiamo effettuare altre analisi. So che disponiamo di un secondo prototipo. Il servizio di sicurezza della NASA si sta dirigendo a Novagen per requisirlo. La sicurezza della NASA è controllata da incapaci. Ci sono altri al corrente del fatto? Al momento nessuno. Io dovrò informare il presidente dell'incidente nello shuttle. Mi servirà un po' di tempo. La missione quanto durava? 3 settimane. Abbiamo tempo. No, non abbiamo tempo. Non lascio finire il Viper nelle mani incapaci di un tecnico della NASA. Invierò un professionista. Capitano Connors. Mai sentito nominare. Ha una telefonata, signore. Adesso. Adesso, signore. Non potresti concedermi una mezz'oretta? Signore, è una cosa urgente. Connors. Thank you.
NASA, siamo attesi. Ci hanno avvertito, potete entrare. Accessi al centro di sicurezza. Bene. Ripeto, il sistema di sicurezza è stato forzato. Chiudi il cancello. Sì, signore. È in corso una sparatoria, è in corso una sparatoria. Bravo leader, conosco la zona. La ragazza non ha via d'uscita. Ricevuto, seguila. Non la perda d'occhio, finirà in un vicolo cieco. Bravo leader, qui Alfa 1. La ragazza la voglio viva. Ricevuto.
fa uno, la ragazza è morta. Ricevuto, bravo leader. Non voglio correre rischi, illumina il terreno. Ricevuto, Alfa 1. Illumino il terreno. Molto da aggiungere, solo brutte notizie. Non si trovano né resti umani né quel civile. Digli di continuare le ricerche e tu vieni subito qui. Sì, signore. L'hanno trovato? No. Se il cilindro del Viper non viene trovato nel perimetro di sicurezza, dovremo dare l'allarme alla popolazione. Parliamone alla direttrice del progetto. Alla Barnum? Ti fidi di lei? Sì, naturalmente. Invece io no. Diane? No, sono Alan. Alan, hai notizie di Diane? No, e sono preoccupato. Anch'io. Senti, sono appena uscita dalla doccia, ti richiamo tra un po'. Dottoressa Barnum. Mi sono preso la libertà di farle la valigia. La valigia? Ma lei chi diavolo è? Non pensavo che una scienziata importante come lei non facesse uso del reggiseno. Adesso chiamo la polizia. Ah, ah. Sono io la polizia. Un misterioso poliziotto inviato dal governo, diciamo così. Ma che succede? I miei superiori le spiegheranno. Adesso si vesta. La stanno aspettando. Vado a controllare, Stan. Mission, accendo i generatori di riserva. Meno 3, 2, 1. Mission. Mission, potete sentirmi? Mission! L'equipaggio è deceduto, forse a causa del tuo prototipo del Viper. Il Viper non può averlo fatto. Gavin, tu hai visto i test? La storia si complica. Ieri sera alle 21 ora locale il secondo prototipo del Viper è stato rubato al centro di Novagen. Cosa? Ma non è possibile. E come? Forse può aiutarci a capirlo. Ieri sera lei ha organizzato una festicciola per tutto il suo staff. Un momento. Pensate che io sia coinvolta? Riconosce questa donna, dottoressa Barnum? Diane. Credete che sia stata lei? Non proprio. Il suo cadavere è stato trovato in un'auto rubata dalla polizia, ma una donna con le sue stesse caratteristiche somatiche è riconoscibile nei video di sorveglianza di Novagen. E io l'ho vista bene. O era la gemella o si è rivolta a un buon chirurgo. A Diane è stato amputato il pollice destro. Usato per l'accesso. Chiunque sia stato aveva informazioni dettagliate sui sistemi di sicurezza di Novagen. E anche sui singoli codici segreti di accesso. La sicurezza ha quei codici? Come il suo staff, dottoressa. Diane e David Nishim sono morti. Il prototipo del Viper è sparito e il suo personale è sotto sorveglianza. Se ha qualcosa da dirci, sarà bene che ce la dica subito. Io non ho assolutamente niente da dirvi su questa storia, né in questo momento né mai. Un ottimo saggio di recitazione. Stavo per crederle. Usare la macchina della verità? Ce ne stiamo occupando. Fate attenzione. Tra 48 ore annuncerò che un'eruzione solare ha interrotto le comunicazioni con lo shuttle. Dovremo estendere l'allarme su internet e trasmettere le immagini del video. Signore, il controllo aereo riporta che un C-133 non autorizzato è decollato da una pista del Nuovo Messico. Secondo l'intelligence, il prototipo è su quell'aereo. Che figli di puttana. Connors, raggiungi subito quella pista e interroga ogni persona che si trova nella zona. Porta con te la dottoressa Barnum. Barnum? Texas Hold a PK 31, rispondi. Qui PK 31, parla Texas. Fammi parlare con Athena. È in bagno, cosa c'è? A che distanza siete? Mancano almeno 3 ore. Non è che ci avete messo a disposizione un Concorde. Come sta il carico? Tranquillo e al sicuro. Fate in modo che non succeda niente al contenitore.
Texas Hold, ripeti, prego. Texas Hold, ripeti, prego, ripeti. Accidenti! Ma che succede? Athena, vieni subito qui! Abbiamo un problema! Che succede? Pericolo! Metti la cintura perché dovremo ballare parecchio. Oh, è il carrello di atterraggio! È bloccato! Tento, tento un atterraggio di fortuna! Cerca di proteggerti! Non sopporto la musica country quando è mediocre. Che ne diresti se ora io e te scambiassimo due chiacchiere? Insomma, io ti chiedo qualcosa e tu poi mi dai delle risposte. Pensi di potermi dire qualcosa di interessante? Potremmo parlare di quella tua piccola invenzione. Non vuoi parlarne? D'accordo. Dimmi qualcosa di te. Come hai fatto a ottenere la tua immensa cultura scientifica? Studio. Molto studio e molti libri. Non ricordi il mio curriculum? Hai sempre la risposta pronta. L'ho letto, è vero. Vuoi che ti parli di quei 3 astronauti morti nello shuttle? Connors. C'è un cambio di programma. Il C-133 è precipitato al confine messicano vicino ad un paese che si chiama Lago Nogales. Devo andare lì? Siamo a 500 chilometri dal confine, generale. Non arriveremo prima dell'alba. Datti da fare e procedi alla massima velocità possibile. Io chiedo alla polizia di isolare la zona. Lì trovi la squadra della Barnum. La squadra della Barnum al completo. Generale, sa bene quanto me che questo è un complotto interno e... Connors, questi sono i miei ordini. Loro hanno superato il test della macchina della verità. Il Viper è fuori dal perimetro di sicurezza e abbiamo solo quella squadra. Usala bene. Bene. Buone notizie per te. Riuniscono tutta la tua banda. Aspetta, aspetta. Devo andare. Dove? Senti, torno subito. Aspetta solo un minuto, va bene? Spero di avere ancora voglia quando tornerai. Sta buona.
Bobby! 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 Non è divertente, Bobby. Avanti. Prego. Vorrei la mappa della zona. Subito. Un momento. Lì non possiamo mettere piede. Perché no? È un posto a rischio biologico. Serve l'equipaggiamento. Bene. Aspetta. Vuoi dirmi qualcosa, dottoressa? Sì, che agisci con troppa fretta. Costa della Florida. Ho sempre sognato di andarci. Ehi. Dottoressa, cerca di stare calma. Sì, hai ragione. Andiamo a controllare la cabina. Sì, d'accordo. Accidenti. Ma che è successo qui? Sembra che abbiano sbranato delle persone. Quelli sono residui di intestino. Che stai facendo? Tieni questo, ci servirà. Devo prendere un campione. E questo cos'è? Traccia di una grossa lumaca. Una cosa del genere. Avanti, seguiamola.
È molto strano. Guarda qui. Stessa roba. Sembra che vada da quella parte. Tutta la zona può essere contaminata. E questo che significa? Forse siamo arrivati troppo tardi. Ecco la mappa. Grazie. Oh, che bello! C'è tutta la grande banda al completo. Vediamo. Elkins, Breen e Stamp, giusto? Sono l'agente speciale Mike Connors. Sull'aeroplano ci sono un paio di vittime e non saprei dire la differenza che c'è tra loro e un mucchio di spazzatura. Questo lo riconosce? Sì, è naturale. Ve lo dico sinceramente, non mi fido di voi e preferirei escludervi. Ma adesso cerchiamo di bloccare questa cosa e alla svelta. La città più vicina è Lago Nogales. Questo è il telefono di sicurezza. Vi chiameremo per le istruzioni. Non siamo noi il nemico, Connors. Già, lo vedremo. Mi sento come un condannato a morte che va al patibolo. Vorrei darle notizie migliori, sceriffo. Devo dire che me l'aspettavo. Adesso l'unica cosa da fare è ripetere un altro ciclo di chemioterapia e vedere come va. E quante possibilità ho? Avanti, dottore, me lo dica. Non le farò a causa. 20. Forse 30%. I capelli mi erano appena ricresciuti. Ma non si può rimanere belli per sempre, non trova? Allora, sarà meglio cominciare la terapia il più presto possibile. Grazie, dottore. Le farò sapere. Sceriffo, hai fatto il check-up? Semplice ulcera. Avanti, ma quale ulcera? Kitch, invece è così. La tua città è nei guai, Morgan. Io posso dare una mano, ma tu devi appoggiare il mio programma. Unisciti a me. E poi stasera vieni al municipio a sentire la mia conferenza. Renderai un servizio ai tuoi concittadini. Sei un avvocato che va a caccia delle vittime di incidenti. Ma qui non si tratta di vittime di incidenti. Hai il dovere morale di portare queste notizie all'attenzione dei tuoi concittadini. Qui superiamo di 3 volte la media nazionale di malformazioni neonatali e di fibrosi cistiche. Morgan. Sì, qui Morgan. C'è un'emergenza al bacino idrico. Vado subito. Con le tue allarmanti statistiche, tu non aiuti nessuno in questa città. E poi a te interessa soltanto una cosa dei miei concittadini: incassare la loro colletta. Vieni a sentire il mio discorso e ti renderai conto anche tu. Non ti sta chiedendo nient'altro. Fatti un giro. Chiamato per uccidere, ma per un momento ipotizziamo il contrario. Come si comporterebbe? Non posso saperlo. Questa specie di mostro, che aspetto ha? Sai dirmelo? Non so neanche questo. Già. Non è esattamente il genere di risposta che mi aspetto da una scienziata come te. E va bene. Viper è nato e cresciuto nello speciale ambiente artificiale di Marte, con una temperatura di superficie a meno 140 gradi Fahrenheit, in un'atmosfera con 95% di diossido di carbonio. Può prendere la forma di un acido vivo che respira e si nutre con l'ossido di ferro del suolo espellendo i residui nell'atmosfera. Ma qui non siamo su Marte, o mi sbaglio? Ecco perché mi serve la mia squadra, per controllare tutti i dati scientifici, ed ecco perché non posso ancora darti nessuna risposta.
Perché non me l'hai detto subito? Staranno. Ecco, chiama la squadra al telefono. Se vai per entrare in azione, li voglio lì. Che hai trovato, Pete? È il furgoncino di Hansen, il giovanotto che esce con quella bella ragazza. Devo avvisare i genitori. Non lo fare, non serve. Guarda questo schifo. Lascio parlare me, d'accordo? Va bene. Sembra roba che si usa per Halloween. Halloween è sabato prossimo, sceriffo. Lo so anch'io quando è Halloween. Scusatemi, buongiorno. Sceriffo Morgan, posso esservi utile? Sono Tim Carver, Dipartimento Polizia Stradale, e lei è Nancy Barnum, della NASA. Piacere. Siete lontani dalle vostre sedi. In realtà stiamo indagando sulla caduta di un aereo militare, precipitato a pochi chilometri da qui. Abbiamo mandato degli agenti da quelle parti, ma non ho ancora notizie. Che stai rilevando? Forte concentrazione. Ehi, qui ho trovato qualcosa! Volete scusarmi un momento? Andiamo a vedere. Forte concentrazione di P119, è stato sicuramente qui. Di che livello? 5 parti per milione. Chi è stato qui? Forse un rottame dell'aereo è caduto nel bacino idrico. È la verità? Signore, no, nell'aereo c'era il cilindro vuoto. Quello crede davvero che siamo complici in un complotto? Noi eravamo gli unici ad avere i codici d'accesso di Novagen. Ma che dici, Nancy? Qualcuno ha tagliato il pollice a Diane per poter entrare là dentro. E chi l'avrebbe fatto? Tu? Io? Alan? Non lo so. Vi state trasferendo qui? Sì, indovinato. Vedo che avete un bel numero di valigie. Siete musicisti, forse? Sono Tom Norton, abito qui, in quella casa con le imposte verdi. E questa qui è Anna. Buona, Anna, buona. Vi aiuterei a scaricare, ma ho forti dolori alla schiena dalla settimana scorsa. Però posso chiamare mia moglie, è forte come un toro. Da qui si vede. Ehi, tesoro! Grazie, ma ce la caveremo da soli. Comunque, buona Anna, vi piace socializzare? Perché a casa mia c'è il pokerino ogni martedì sera. Gli uomini fanno il poker, sistemati in soggiorno, mentre le donne bevono e chiacchierano in veranda. Liquori fuori e poker in casa, noi scherzosamente diciamo così. Comunque, se ne avrete voglia... Forse passiamo a prendere un caffè o una bibita fredda. Oh sì, vi aspettiamo. Se avrete bisogno di qualcosa, fate un fischio. E su, Anna. Allora, ci sistemiamo? Preferirei stare in una cella, meno scarafaggi e meno fantasmi. Vuole andare in prigione, signorina Brim? Va a quel paese. Ah, va bene. Diventate cattivi, allora. Proprio come la cosa che avete creato. Eh? Chissà dirmi che succederà. Quale tranello ci possiamo aspettare adesso, eh? Un omicidio? Che altro? Viper non è stato programmato per uccidere. Ah, non lo è stato? Sì, me l'ha già detto la dottoressa Barnum, però mi ha anche detto che una programmazione precisa esisteva. Chi è stato a ideare il programma? Io. L'ho ideato io. Senta, ho consultato i documenti del progetto Minotauro, signor Aikins, e così ho letto di un organismo che doveva andare su Marte, colonizzarlo e renderlo abitabile per gli umani. Io ho letto questo. L'uomo di Neanderthal legge, bravo. Quello che io non ho letto, però, è dove dice che trasforma in carne macinata chi incontra sulla Terra. Allora, Viper era sicuramente su quell'aereo caduto.
Lì i resti umani avevano un aspetto sinistro, anche la scena al bacino idrico, e poi abbiamo l'incidente dello shuttle. Insomma, qualcuno crede ancora che Viper non sia il responsabile? Bene. E lei, signor Elkins, come programmatore, perché non ci illumina dicendoci come fermare quel mostro? Come possiamo bloccarlo? Viper è troppo astuto per essere programmato con valvole di chiusura. Ha sempre bypassato ogni circuito di chiusura che avevamo introdotto. Allora siamo seduti qui ad aspettare cosa? Viper, visto che per lui possiamo essere una fonte di energia. Se ho capito bene, quella cosa ci considera buoni da mangiare. Il problema è più serio di quello che sembra. Sì, lo so, tesoro, ho capito, lo so. Mi fai parlare, mi fai scoppiare il cervello se continui a urlare così. Mi sono fermato per una birra, qual è il problema? Arrivo fra 5 minuti. Sì, so di avertelo detto un'ora fa, ma che cosa potevamo fare in un'ora? Ma possiamo sempre farlo. Seth dorme? Anna? Scusa, ti devo lasciare. Anna? 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 Tesoro? La città di Springfield contro lo Stato di Washington. Lo Stato di Washington condannato a pagare a Springfield la bella cifra di 39 milioni di dollari. 39 milioni. Capite quello che vi sto proponendo? Voi avete un avvocato dalla vostra parte ed io mi batterò per voi, ma è necessario il vostro contributo. E questo che c'entra con la mia leucemia? C'entra molto più di quanto lei possa mai immaginare, amico mio. L'assicurazione vi copre adeguatamente. Le spese mediche lievitano sempre. Quanto tempo vivrete? Lascerete qualcosa ai vostri figli? Tutto ciò che io vi chiedo sono 50.000 dollari. E vi assicuro che in tribunale avrete la vostra più grande soddisfazione. Lei ha già preso i miei soldi e non ha combinato ancora un bel niente. Posso spiegarle benissimo tutto. Sono proprio curiosa. Va bene, avvocato Kitch. Direi che basta così. Cosa? E per quale motivo? Disturbo della quiete pubblica. Mi appello al primo emendamento. Ho il pieno diritto di esprimere le mie opinioni. Certo, le esprimerai da un'altra parte. Ehi, ci sono 38 vittime. 38 morti negli ultimi 7 anni per diverse forme di cancro e di leucemia. Al momento ci sono altri 20 casi. Non penserai che me lo sia inventato. So cosa vorresti fare, perché sei un grosso imbroglione. Tu vuoi usare il sistema giuridico per truffare la gente. Ron, sceriffo, allontanalo dalla mia città, portalo via. Ehi, il vestito è nuovo, piano. Va bene, me ne vado. Salga in macchina, salga in macchina. Sto salendo. E se mandassimo dei sub per intrappolarlo con una grossa rete? No, Viper può assumere ogni struttura molecolare. La rete sarebbe inefficace. Cos'è quello strano aggeggio che state usando? A che serve? È solo un rilevatore. Questo non serve a catturarlo. Gonzales, sono Morgan. Ferguson sta scortando l'avvocato imbroglione fuori città. Hai notizie dei ragazzi? No, signore, ancora niente. Tutto questo non mi piace. Oh, la signora Norton ha chiamato ancora. Sembra che Tom stia fuori col cane da più di 3 ore. Non è ancora tornato. Farò un controllo io tornando a casa. Chiudo. Ricevuto. Ehi, ma non era Norton l'uomo che abbiamo visto arrivando? Sì. Allora andiamo a fare un controllo. Avanti. Sid, lei tenga la posizione. D'accordo. Segnala qualcosa? No, niente. Però la media è superiore al normale. Alan, Elkins, voi setacciate tutta quella zona. Barnum, tu vieni con me. Andiamo. Aspetta. Il segnale è unito. Proviene da qui sotto. Bene. Spero che tu non abbia le scarpe nuove.
stessa robaccia che era nell'aereo. È stato qui. Connor, sono Barnum. Sono Elkins, rispondete. Sono Barnum. Nancy, siamo quasi alla fine dell'isolato e qui il segnale si è fatto sempre più debole. Forse viene dalla vostra parte. Ricevuto. Pare che il nostro amico abbia il grilletto facile. Ho interessanti particolari sui campioni del Viper. Rientrate. Torneremo lì appena possibile. Bene. Che è successo? Ma che diavolo è? Cos'è quella schifezza? Oltre ai residui è presente una nuova colonia di cellule in formazione. E questo che significa? Significa che Viper sta crescendo. Sta crescendo? E a che dimensione potrà arrivare? Non sono le sue dimensioni che ci preoccupano. Non vi preoccupano? E io dovrei stare tranquillo mentre voi brancolate ancora nel buio. Il problema è che Viper può moltiplicarsi. Vuol dire che può anche riprodursi, cioè potrebbe moltiplicarsi all'infinito. Esattamente. Ah, splendida notizia, ragazzi. Fantastica. E quanto tempo ci metterà, secondo voi, a distruggere l'intero pianeta? Dove stai andando? Dobbiamo far evacuare la città. Ah, brava. Adesso hai degli scrupoli. Potevi dirmelo 24 ore fa. Non sapevo chi avevo di fronte. Ascoltami, Barnum. Io ho ricevuto degli ordini, chiaro? Allora va all'inferno. Così perdiamo dei minuti preziosi. Sta a te e alla tua squadra capire che cos'è quel mostro. Io ho l'ordine di localizzarlo e distruggerlo. Questo è il piano. Che vuoi fare? Avverto la polizia dello Stato. No, non farlo. Con chi pensi di avere a che fare? Io sto lavorando sotto copertura per conto del governo e per la sicurezza degli Stati Uniti. Ragazzi, ci sono altre due vittime. Una è un poliziotto. Come sarebbe? Nessuna traccia. Ci sono solo le auto. Lo scenario è simile a quello del bacino idrico. Io e tu li arriviamo subito. Pete, non toccare niente. Ricevuto, sceriffo. Nessuna notizia, né dell'avvocato né di Ferguson. La moglie mi ha detto di averlo aspettato tutta la notte. È molto preoccupata. Lo sono anch'io. Andiamo. Viper si muove qua intorno. Quello che mi chiedo è perché rimane sempre qui. Nessuna idea? Ho visto che la tubatura fognaria è corrosa dalla ruggine. Può esserci un collegamento? La ruggine, ecco cos'è. Si muove dal bacino idrico alla fognatura. Può assumere anche forma di acqua. Un superossidante. Un super cosa? Un superossidante.
distruggerà qualsiasi materia organica. Questa vostra teoria è davvero molto rassicurante. E in quanto tempo migliaia di questi mostri riusciranno a trasformare il mondo intero in una massa di ruggine? Vi prego, datemi qualcosa. Forse qualcosa c'è. Che cosa? Una EMP. Cosa sarebbe? Bomba a impulsi elettromagnetici. Nella guerra del Golfo, per distruggere le loro comunicazioni, usavamo quella bomba. Che cosa hai in mente? Beh, quel tipo di bomba annullerebbe tutto il campo elettrico intorno a Viper. Potremmo distruggere i suoi circuiti elettrici anche con un'esplosione di piccola entità. Sarebbe qualcosa. Grazie per l'intuizione, Elkins. Barnum, noi due andremo dallo sceriffo. Io mi procurerò una bomba EMP. Voi avete un unico compito. Localizzare Viper. Ventiquattro ore potrebbero essere troppe. Forse la bomba funzionerà come ha detto Elkins, generale, ma questa è una lotta contro il tempo. Non so per quanto Viper resterà in zona. Sì, signore. Allora? Io ho i miei compiti. Tu pensa ai tuoi. Giriamo. Oh mio Dio. Alan! Steve! Che c'è? Ho messo in sequenza la struttura del DNA e ho quasi completata l'intera classificazione molecolare con le rispettive analisi. Bene, ora sapremo cos'è che lo fa vivere. No, proprio adesso. Vado a cercare i fusibili. Credo che siano in cantina. Grandioso. Dunque, lei mi conferma che il signor Tim Carver non ha mai lavorato per il vostro dipartimento? No, è sufficiente. A me basta questo. La ringrazio. Sceriffo, Tim Carver sta parcheggiando qua fuori. Pete, prendi subito i fucili. Ho la patente valida in tutti gli stati. Ah sì? E chi te l'ha data? Non distingui la destra dalla sinistra. Non ti sai minimamente orientare. Se devi andare... Fermi dove siete. Io non lo farei. Mi ascolti, sceriffo. Il mio nome è Mike Connors. Sono del Ministero della Difesa e ho il distintivo in tasca. Io ti faccio saltare per aria col tuo distintivo e tutto il resto. Non le conviene, sceriffo. Non provocarmi. Ho fatto un'indagine. La dottoressa Barnum è a posto. Ma nessuno conosce Tim Carver. Mi chiamo Mike Connors, gliel'ho detto. Certo, come no. Mi daresti una mano? Sceriffo, posso garantire per lui. Lavora per il Ministero della Difesa. Siamo qui per risolvere un grosso problema. Ne abbiamo diversi di problemi e voi siete il primo. Muovetevi. Avanti. Pete, in cella di sicurezza. Sta commettendo errore. È un idiozia. Vedremo chi è l'idiota. Bel posticino. Comincio a essere stufo. Adesso potrei essere in cattedra, di fronte a una folla di studenti e studentesse che pende dalle mie labbra, o a lavorare al mio romanzo. Sono in questa città puzzolente. Dentro una cantina puzzolente. Sid? Usciamo da questa cantina da brividi.
sta sprecando tempo prezioso, sceriffo. Sì, me l'avete già detto. Crediamo a tutto quello che ci dite. Non è vero, Pete? È una storia convincente. Ascoltate, tutto quello che dite è assurdo. Sembra la trama di un film. Ma adesso vi dico io come stanno le cose. Ci sono persone scomparse, forse morte. E voi vi presentate qui raccontandomi una storia di fantascienza e mettendo a dura prova la mia pazienza. Vi rendete conto? Allora, l'unico modo per fare chiarezza è che voi chiamiate la NASA, oppure la CIA, i vostri amici dell'FBI e magari il presidente. Ma sarà bene che troviate qualcuno che convalidi la vostra versione. Avete capito? Ma che fa Alan? Quanto ci mette a tornare? Non lo so. Vado a vedere. Alan? Che stai facendo? Alan? Ehi, sono Elkins. Sei solo? Sì, sono solo. Stammi a sentire. Voglio i miei soldi e andarmene via da qui. No, non mi importa. Qui c'è gente che muore e non voglio fare la stessa fine, chiaro? La mia parte di lavoro è conclusa. Adesso concludi la tua e pagami. No, non sto scherzando. No, ascoltami tu. Io qui ho finito. I codici li hai. Ora voglio i miei soldi. Sarai saldato quando avremo il... Come hai detto? Avrai il resto dei soldi solo alla consegna. D'accordo, d'accordo. Ti farò la consegna. So già come neutralizzarlo. Devo solo aspettare il momento giusto. Devo andare ora. Ehi, Sid, che cerchi? Un po' d'aria. Oh, non è il caso. Alan! Non ti sente più ormai. Thank you.
Sid? Sid? Sidney? Sidney? Sente per l'equivoco, sceriffo Morgan, ma non abbiamo nessun Mike Connors qui al Ministero della Difesa. Per maggiori chiarimenti, domattina manderò da lei uno dei nostri agenti. La ringrazio. Ecco fatto. Agente Connors? No. Steve Elkins, nuovo agente. Ha un documento? Certo. Questa è per lei, dottore. Grazie. Bene, al momento giusto. Se non trovi un'idea brillante, staremo qui tutta la notte. Oh, qual è il problema? Non ti piace questo posto? Non mi va di scherzare. Certo che hanno mandato un vero professionista. Già. Niente male, eh? Ah, che c'è? Non è il momento di evadere. Ma perché? Devi fidarti di me. Posso aiutarla? No, non credo proprio. Che cosa è stato? Dolly! Dolly! Dolly, rispondi! Dolly! Pete, sono Morgan. Non riesco a trovare Tully. Ci vediamo alla centrale. Chiudo. Ricevuto, sceriffo. Che sta succedendo là fuori? Il resto della squadra dov'è? Oltre a voi resto solo io. Che dici? Non capisco. Bravo, Connors. Si tratta di un complotto interno. Sei un lurido verme. Ci sei tu dietro tutto questo. Sta arrivando Viper. Schifo, Elkins. Ho dovuto pormi questa domanda. Quanto avrebbero pagato per una tecnologia così avanzata? Una perfetta macchina da distruzione totale. Risposta? Una montagna di soldi. Ma non è possibile controllarlo. Sì, però io posso. Con questo. Abbiamo inserito la valvola di chiusura. No, dottoressa. Tu non gli hai inserito la valvola di chiusura. L'ho fatto io. E poi? È una mia creazione. Senza il mio chip, era solo un mucchio di ferraglia.
Ma tu questo lo sai benissimo. Non riuscirai mai a cavartela. Io dico di sì. Già mi immagino i titoli sui giornali. Un mostro spaventoso invade e terrorizza una piccola città. Sarà divertente. Prendi il telecomando! Dilaniato e divorato quell'uomo. E ora dove è andato a finire? Gli serve tempo per riconnettersi. È la prima volta che viene colpito. Appena avrà ristabilito il suo equilibrio, ritornerà più potente di prima. Voglio capire che cosa sta succedendo. Un mio agente morto. Qualcosa di mostruoso appare qui dentro. E la vostra presenza non è certo un caso. Esigo risposte e non raccontatemi stronzate. Sceriffo, temo che la sua città sia stata vittima di una cospirazione governativa al massimo livello. Ci sarebbe un modo per sventarla. Tra 17 ore da adesso, una bomba contenuta in una valigia simile a questa cancellerà la sua città dalla carta geografica, a meno che non distruggiamo Viper. Lei deve aiutarci. Cosa vi serve? Questo mostro si muove intorno al sistema idrico. La prima cosa da fare è prendere il telefono e avvisare la gente di tre cose. Non aprire i rubinetti. Non annaffiare le piante. Inoltre, credo sia una buona idea usare solo i vasi da notte per... Mi sono spiegato? Sì, perfettamente. Signor Hennings, faccia attenzione a quello che le dico. Vada subito giù al pianterrino e chiuda bene il suo rubinetto generale dell'acqua. La prego, lo faccia immediatamente, poi le spiegherò. La ringrazio. Viper potrebbe andare dovunque, ma si mantiene in questa zona. Quindi sta cercando qualcosa. C'è forse un terreno particolare che potrebbe attirarlo? Qui c'è la vecchia miniera Tacco. Che tipo di miniera? Uranio, ma è chiusa dagli anni 60. Uranio? Energia radioattiva per Viper e miele. L'acqua sta dando dei problemi in questa città. Ma sta scherzando? Certo. Ecco perché la miniera non è nella mappa e ci sono tanti casi di cancro. Cioè, non capisco. Qui bevono veleno da anni. La radioattività di quest'acqua è 20-30 volte superiore a quanto consentito dalla legge. E l'acqua da dove arriva? Da falde sotterranee e confluisce giù nell'acquedotto. Che è vicino alla miniera, esatto? Sì, ma la valvola principale che manda l'acqua in basso ormai è chiusa da più di 25 anni. Ecco quello che sta facendo. Si aggira all'intorno per trovare il varco che lo porti alla miniera. Ok, ecco il mio piano. Lei riaprirà quella valvola. Io cercherò Viper e lo distruggerò con la bomba EMP. È un suicidio. Tu hai un'idea migliore? La sua è un'idea folle. Lì sotto ci sono 2 chilometri di sotterranei. Non riuscirà mai a sopravvivere. La valvola è controllata da Springfield Water and Power. Prendo la macchina e vado lì. La aprirò io. Voi pensate a quel mostro. Non vengo qui da quando ero ragazzino. Ora su il sipario, ragazzi. È l'ultimo atto, Barbara. Io vengo con voi.
Devo vedere quel mostro distrutto. Pete, sei in posizione? Affermativo, ditemi quando. Stiamo entrando. Ricevuto, sceriffo. Si parte. Forse il segnale non è corretto. Ci sono molte interferenze. Da che parte adesso? Sembrerebbe provenire da destra. Fermi. Gonzales, la ascolto. Apri adesso. Ricevuto. Siamo arrivati. Accidenti. Il rilevatore è impazzito. Senti, Burnham, sali sulla jeep e torna indietro. Non ho alcuna intenzione di andarmene. Morgan, potrebbe accompagnare la dottoressa Burnham fuori di qui? No, non conti su di me. La ringrazio. Abbiamo una sola possibilità, chiaro? Io so quello che sto facendo, quindi per cortesia, ora toglietevi di mezzo e lasciatemi lavorare da solo. La bomba. Chiunque saprebbe premere un pulsante. Ascoltatemi. Ho un cancro che mi sta divorando e sono già un condannato a morte. Voi toglietevi di mezzo. Avanti! Ma di che cosa sta parlando? Lei stessa ha analizzato l'acqua. Non finga di non capire. Morto!
Tutto bene? Sì. Sì. È finita. È finita. C'è ancora un'ultima cosa. Steve, sei solo? Sì, sono solo. Stammi a sentire. No, ascoltami tu. Io qui ho finito. I codici li hai avuti. Ora voglio i miei soldi. Sarai saldato quando avremo il Viper. Che cosa hai detto? Avrei il resto dei soldi solo alla consegna. D'accordo, ma d'accordo. È ridicolo. Che cosa significa? Elkins l'ha chiamata con un telefono che gli ho dato io. Prendetelo! Vuole scherzare? Avanti! Portatelo via. Vi state sbagliando. Tutto questo è vergognoso. Mike, non so che cosa dire. Dica solo che non mi chiamerà più. Sai che non posso dirlo. Sono in debito. Anche con lei. C'è un messaggio per lei. Venite, sentirete anche voi. Parla Cartwright. Sono Tannen, del controllo di Houston per Olympus. Ho avuto l'ordine di informarla. Non ci sarà un errore? Assolutamente no, signore. La nostra unità di rilevamento conferma che alle 21 lo shuttle ha cambiato rotta assumendo un'orbita discendente. Senza nessuno ai comandi è materialmente impossibile. Ha ragione, signore. Ma è quello che si sta verificando. Lo splashdown è previsto tra circa 40 minuti. Dove? Latitudine 43 gradi nord, longitudine 123 gradi a ovest. Ammarerà in pieno oceano Pacifico. Non si corrono rischi.